Isolotti, allora, parlando un po' di politica per cambiare anche questa aria pesante da coronavirus, la politica comunque va avanti, vanno avanti anche sondaggi che vi vedono piazzati molto bene all'interno dello schieramento di centrodestra, o no? C'è soddisfazione? Sì, però lasciatemi dire che comunque parlandone in questo periodo ovviamente la salute viene prima di ogni cosa, quindi la grande attenzione che tutti dobbiamo avere nel rimanere a casa, lasciate anche a me mandare questo appello. Capisco che per tutti è difficile, ci si può anche annoiare, non passano le ore, però ne va della salute di tutti noi. E credo che comunque noi in questo momento, noi italiani, ma direi anche noi liguri, stiamo dando, diciamo, una prova veramente di grande attenzione. In questo momento non so se sentite, ma sopra di me sta passando l'elicottero della polizia che sta girando proprio per controllare qui a Sanremo, come dire, che la gente sia in casa, perché credo che sia la cosa più giusta. Però, come dice più giustamente diceva lei, il mondo va avanti e dobbiamo guardare anche alle altre cose, convinti che ne usciremo presto, e quindi anche la politica torna in gioco inevitabilmente. E allora, appunto, riguardo a questi dati recenti che parlano anche di sondaggio che vi vede, come dicevamo, ben messi all'interno dello schieramento del centrodestra e vede un'avanzata, del resto era già nota da questo punto di vista, comunque, di Toti come presidente. Beh, diciamo che la stima ormai dei liguri nei confronti di Toti e di questa amministrazione era ormai nota, palpabile. Devo anche dire che Toti e tutta la giunta stanno comunque affrontando in maniera molto, molto, molto decisa, molto attenta questa emergenza, che non dimentichiamo che per molti aspetti, soprattutto quello sanitario, dipende fondamentalmente dalla regione. Quindi direi che il nostro sistema sanitario ligure ha, diciamo, per il momento abbastanza, come dire, retto l'urto di questa situazione. Detto questo, sì, torniamo alla politica. Noi siamo molto soddisfatti perché oggettivamente Liguria Popolare, che è un movimento che di fatto ha 2 anni di vita, perché il Consiglio regionale era entrato come area popolare, quindi solo da 2 anni esiste Liguria Popolare, in provincia di Imperia da pochi mesi, quindi la soddisfazione per un sondaggio che ci dà ormai al 4%, è veramente enorme, tenendo conto che tutto deve ancora cominciare, perché la campagna elettorale, che ovviamente si è bloccata per questa vicenda coronavirus, deve ancora partire, ma noi siamo già molto soddisfatti.